Il vento dei giorni scorsi ha fatto danni in Alta Val Seriana, decine di alberi sradicati a Castione tra il Parco degli Alpini e lungo la strada che porta alla Malga Presolana. La parrocchia di Colzate festeggia 100 anni, sabato celebrazione col Vescovo, una staffetta porterà una fiaccola dal Duomo di Bergamo. Con i Pinguini Tattici Nucleari un po' di Valseriana sul palco del Festival di Sanremo, la band bergamasca subito quarta in classifica. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il telegiornale di Antenna 2. Il vento forte di questi giorni ha presto presentato il conto dei danni. Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti tra Fino del Monte e Songavazzo per rimuovere alcune piante pericolanti a causa delle forti raffiche, ma il territorio più colpito sembra essere quello di Castione. Vediamo. Il vento di questi giorni ha fatto danni a Castione della Presolana. Che cosa è successo? Sì, ieri c'è stato quel vento forte, c'era l'allarme arancione della Protezione Civile per forte vento, speravamo fosse passato abbastanza senza danni sul territorio di Castione, invece dai controlli effettuati questa mattina in particolare abbiamo avuto un po' di piante che si sono sradicate nel Parco degli Alpini, per cui interverrà adesso la Protezione Civile a rimuoverli e a tagliarne, mi sembra, due che sono pericolanti e stanno per cadere, e un centinaio di piante che sono cadute lungo la strada che porta da Rusio a Malga Presolana, per cui ha fatto dei bei danni. Tra l'altro una situazione che a Castione si ripete, due anni fa ricordiamo la tempesta Vaia che anche in quel caso fece grossi danni. La tempesta Vaia di ottobre del 2018 ha fatto davvero dei danni elevati nel territorio di Castione, risalendo dalla Valle di Tede, ha preso il Monte Scanapà e poi è arrivata sino in Presolana. Ha sradicato circa 1700 alberi in zone impervie da portare via e stimiamo un costo di 300.000 euro nel portare via tutte queste piante, questi tronchi che sono caduti. Il problema del territorio è proprio che abbiamo una serie di boschi che sono fatti di abeti con delle radici molto superficiali, credo che nelle immagini si possa vedere come è stato proprio sradicata facilmente la pianta, e nel Parco degli Alpini poi queste radici erano su terreno roccioso, per cui è ancora più pericolosa. Il problema che si sta verificando appunto sul territorio è questo, la pericolosità di alcuni abeti che negli anni sono cresciuti a dismisura, sono grossi, non sono stabili e a volte basta proprio un vento forte o addirittura, come è stato nel caso della tempesta Vaia, una specie di mini uragano per fare danni seri al territorio e all'ambiente. Parliamo adesso di viabilità. In arrivo una notte di chiusura per la galleria Montenegrone lungo l'ex statale 671 della Valle Seriana, lo stabilisce un'ordinanza del settore viabilità della provincia di Bergamo. La chiusura scatterà per consentire lavori di manutenzione degli impianti di videosorveglianza ed elettrici all'interno della galleria. Lo stop al traffico inizierà dalle 21 di lunedì 10 febbraio e cesserà alle 5 del mattino dopo, martedì 11 febbraio. La provinciale della Val Seriana sarà chiusa nel tratto compreso fra lo svincolo di Pedrengo, Torre de Roveri e lo svincolo di Nembro. L'ordinanza della provincia mette in evidenza che la presenza di operai lungo il tratto in oggetto, le operazioni di segnalamento e di cantierizzazione potranno iniziare un'ora prima e terminare un'ora dopo gli orari indicati. Cambiamo argomento. Ieri a Bergamo è stato firmato un protocollo d'intesa per il recupero delle eccedenze alimentari e la lotta allo spreco alimentare. Il documento è stato siglato da Regione Lombardia, Agenzia di tutela della salute di Bergamo e Banco Alimentare della Lombardia in collaborazione con il Consiglio di rappresentanza dei sindaci di Bergamo. L'iniziativa permetterà di aiutare famiglie numerose con basso reddito, disoccupati di lunga durata, anziani e senza fissa dimora. Vediamo.
È un protocollo importante a livello provinciale, si caratterizza sottolineando la valenza del recupero delle eccedenze alimentari. Dobbiamo anche dire che a livello provinciale nei comuni ci sono diverse realtà di carattere sociale, penso anche all'esperienza di Caritas che da anni è impegnata su questo tema. Quindi questo protocollo introduce un'innovazione di processo, la possibilità di far convergere tutte le esperienze che si occupa, che hanno a cuore questo tema, in una maniera univoca all'interno di una filiera nei territori, perché il nostro obiettivo chiaramente è di estendere questo processo di rete all'interno di tutta la provincia. Per fare in modo che tutte le realtà impegnate su questo fronte collaborino insieme ad ATS, insieme ai comuni, per costruire una risposta unica e soprattutto rispondere a dei bisogni sociali importanti, perché queste eccedenze vanno a contribuire nella vita delle famiglie e delle persone che sono più fragili, quindi è una risposta molto importante per la società. Ci sono numerosissime famiglie, nuclei proprio anche multifamiliari, che è il dato che è più significativo, nel senso che questi pacchi vanno a contribuire sia per nuclei mono formati da una sola persona, ma anche proprio nuclei con numerosi figli, e proprio perché vanno a distribuire all'interno del lavoro, della rete sociale, una molteplicità di bisogni. Parliamo più di centinaia di famiglie seguite con questo tipo di intervento, e ripetiamo che poi le agenzie che riescono a fare questo tipo di lavoro sono molteplici, appunto, come dicevo, anche l'esperienza di Caritas ingaggia ulteriori famiglie, quindi sicuramente questo tema della povertà è un tema che ci vede in prima linea, e questa è una vera risposta di rete con ATS che si fa garante di questo progetto. I numeri del recupero delle eccedenze alimentari destinati a svolto fini caritativi ci danno la dimensione della generosità della Regione Lombardia. Col piano biennale contiamo di raccogliere 40.000 tonnellate, ma i numeri della povertà ci dicono che non bastano, e quindi è bene che i territori, le comunità, i sindaci, le ATS, Caritas, il Banco Alimentare si attivino insieme a noi. Noi facciamo regole, ma loro si attivino per fare ancora di più. E il fatto che i territori, le comunità, in questo caso Bergamo, si attivino in autonomia sull'input di Lombardia è molto positivo. Le ATS hanno un ruolo molto importante, intanto perché quei sindaci sono attivi sui piani di zona, sugli ambiti, quindi proprio sulle politiche sociali. Hanno un ruolo molto importante sull'igiene e sul controllo della filiera, anche del recupero delle eccedenze. E poi, non da ultimo, noi siamo molto attenti alla povertà, ma anche alla povertà delle diete alimentari di molte persone, sia in fascia di età pediatrica che in fascia di età adulta. In alcuni casi le eccedenze sono destinate a fini caritativi su un concetto esclusivamente di povertà, su altri invece si cercano di integrare diete che, per motivi, pensiamo in particolare agli anziani, di povertà non sono equilibrate, e quindi poi generano delle patologie e anche dei costi. Il fatto che la SST e la ATS ci aiutino in questo è davvero un grande valore aggiunto che possono dare. Rappresentano la più grossa novità politica degli ultimi mesi in Italia, secondo qualcuno sono state fondamentali per la vittoria di Bonaccini in Emilia-Romagna, e ora le sardine sbarcano in Val Seriana. Lo faranno con una serie di incontri dal nome adotta un articolo della Costituzione. Raccogliendo l'invito dei fondatori delle 6.000 sardine di muoversi nelle periferie dei grandi centri abitati, si è costituito il gruppo delle sardine Val Seriana, che raccoglie tutte le persone che si riconoscono nei principi fondamentali della Costituzione italiana, spiegano i promotori. Il gruppo è nato condividendo il progetto con gli amministratori delle Sardine Bergamo, e la prima iniziativa è programmata per sabato 8 febbraio ad Albino ed è dedicata all'articolo 3 della Costituzione. Partendo alle 18 da Piazza San Giuliano verrà data la parola a persone che dedicano il loro tempo al volontariato. Cambiamo argomento, si prepara una settimana di celebrazioni per la parrocchia di Colzate, che festeggia un anniversario speciale. Sentiamo. Un anniversario significativo per la parrocchia di Colzate, 100 anni, un secolo, com'è che nel 1920 venne eretta questa parrocchia? Esatto, venne eretta nel 1920 esattamente con un decreto dell'allora vescovo del giorno 14 febbraio del 20. Allora questa chiesa di San Maurizio apparteneva alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Vertova, e per varie vicissitudini e anche esigenze di questa popolazione si decise di costituire questa chiesa come chiesa parrocchiale, quindi la comunità di Colzate, che peraltro già
aveva un proprio comune. Avete preparato un ricco programma di appuntamenti, di celebrazioni per questi 100 anni, quando comincerà? Sì, con l'aiuto di molti collaboratori abbiamo messo a punto un programma che inizierà proprio questo sabato 8 di febbraio con l'apertura della cosiddetta settimana chiave principale di queste manifestazioni centenarie, e nella messa di sabato sera verrà anche il nostro Vescovo di Bergamo, che ha accolto l'invito e, come dire, darà il là l'apertura di queste celebrazioni. Ci sarà anche, sempre nella giornata di sabato, una staffetta podistica, direi anche con molta partecipazione, che partirà dalla cattedrale di Bergamo in Città Alta, dove verrà benedetta la fiaccola, e poi corridori e camminatori arriveranno fin qui a Colzate, e accenderemo la lampada del centenario che sarà qui in chiesa nei prossimi mesi. Le altre celebrazioni saranno venerdì 14 di febbraio alla sera alle 20:30 con la messa proprio nel ricordo dei 100 anni della comunità, dicevo prima 14 febbraio, a cui parteciperanno anche i sacerdoti della comunità di Vertova, che sono vicini a noi e con noi collaborano, e anche coloro che hanno esercitato il ministero di parroco prima di me negli anni precedenti qui a Colzate. Mentre sabato 15, nella messa prefestiva, celebreremo in ricordo in suffragio dei parroci, sacerdoti, religiosi e benefattori defunti. Quale significato cercate di dare come comunità a questo anniversario e anche alle celebrazioni? Certo, nessuno di noi era presente 100 anni fa, a parte qualche persona che forse è nata pochissimi anni dopo, che c'è ancora, che abbiamo invitato. Ma al di là del centenario, che non significa solo ricordare, fare memoria o scavare nel passato, faremo anche una pubblicazione molto interessante anche a livello storico, che uscirà nel prossimo settembre. Ma per noi il centenario significa ritornare al perché, le radici del vivere una comunità cristiana oggi. Vuole essere un po' un rilancio per il presente, e vuole essere anche un po' una rilettura della nostra piccola comunità, che piccola o grande che sia, è sempre una bella comunità. Voltiamo pagina, tempo di iscrizioni per le scuole dell'infanzia, e questa sera andiamo alla Clara Maffei di Clusone. Porte aperte nei prossimi giorni alla Clara Maffei di Clusone. Sì, siamo in tempo di iscrizioni alla scuola dell'infanzia, alla città dell'infanzia di Clusone, alla Clara Maffei. Le iscrizioni per i bimbi della scuola dell'infanzia si concluderanno addirittura settimana prossima, il 10 di febbraio, mentre per la sezione primavera, cioè i bambini che sono nati nell'anno 2018, le iscrizioni si chiudono a fine febbraio, il 28. Abbiamo anche il nido nella nostra città, e per i bimbi più piccoli, quindi nati nel 19 o in questi mesi del 2020, abbiamo pensato ad un open day il 21 di marzo, c'è tempo e ve lo ricorderemo ancora, e poi ecco, qui nella nostra scuola dell'infanzia abbiamo anche lo spazio gioco, e quindi lo spazio dedicato ai bambini da 0 a 3 anni che non sono iscritti ad un nido, nemmeno a una sezione primavera, e che un giorno o due alla settimana possono cominciare a vivere un po' la vita di comunità con gli altri coetanei, con le altre mamme. Abbiamo anche lo spazio compiti per i bambini invece della scuola primaria, che nel pomeriggio possono pranzare qui e appunto avere un tempo, uno spazio dedicato a loro per fare i compiti insieme con un'educatrice che li segue. Abbiamo anche un servizio di ascolto dedicato a noi genitori, agli adulti che in qualche modo avessero bisogno, ecco, di uno scambio. Vi aspettiamo volentieri alla Scuola dell'Infanzia di Clusone, Fondazione Clara Maffei, via Roma 10. E per noi adesso è il momento di una pausa, il telegiornale torna tra poco. We'll be right back.
Riprendiamo con il nostro telegiornale. C'è anche un po' di Valseriana quest'anno al Festival di Sanremo con il gruppo bergamasco dei Pinguini Tattici Nucleari, anche due giovani del nostro territorio. Il debutto sul palco dell'Ariston è stato subito un successo. Ne è passata di acqua lungo il Serio da quando li avevamo intervistati negli studi di Antenna 2, giovane band in ascesa. Non si sono più fermati e ieri sera i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto il loro esordio al Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston hanno portato anche un po' di Valseriana. Riccardo Zanotti, voce del gruppo, oltre che compositore dei testi e delle musiche, è di Albino. Il chitarrista Lorenzo Pasini è invece di Villadonia. Dobbiamo dire che per i Pinguini non poteva esserci debutto migliore. La loro canzone Ringo Starr è subito piaciuta. Il pezzo suona bene, il ritornello si fa cantare, il testo gioca con ironia sul destino del batterista dei Beatles, stretto tra i più celebri John Lennon e Paul McCartney. Insomma, Ringo Starr ha tutte le carte in regola per essere un successo anche nelle radio. I Pinguini sono stati premiati pure dalla classifica dopo le prime due serate, grazie al voto della giuria demoscopica sono al quarto posto. Li precedono nell'ordine Piero Pelù, Le Vibrazioni e Francesco Gabbani, per ora primo. I Pinguini torneranno sul palco del festival questa sera. Tutti e 24 i Big proporranno brani che appartengono al repertorio di Sanremo. Il gruppo bergamasco ha deciso di puntare su un medley da Papà Paveri e Papere di Nilla Pizzi a Rolls Royce di Achille Lauro, passando per altri pezzi sanremesi. Parliamo adesso di un libro che racconta la vita in Valseriana a partire dagli anni 50, ma ci sono anche storie di emigrazione. L'autrice è Vilma Tami, che abbiamo intervistato. Abbiamo con noi Vilma Tami, che abita ad Albino ma è originaria di Pontenossa. Ha scritto un libro dal titolo Petali di viole e profumo di mughetto. Perché questo libro e che cosa racconta? Allora, perché questo libro? Perché mi è sempre piaciuto scrivere e l'ho concretizzato in questo racconto. Cosa racconta? Racconta uno spaccato di vita bergamasca, di quei tempi. Partendo dagli anni 50, perché il racconto di Mina, nella quale io mi identifico, parte proprio dalla sua infanzia. È un viaggio che compie dentro di sé in quei ricordi della sua famiglia. Quindi racconta il periodo di emigrazione dei nonni, costretti ad emigrare, con i relativi figli piccoli, poi il rientro in valle, l'inizio della guerra, quindi le ristrettezze economiche e la povertà. Poi la protagonista Mina fa il suo percorso, attraversa gli anni 60 e 70, quindi l'ingresso del boom economico, e percorre la sua vita di donna, si sposa, diventa madre e nonna, una nonna dei giorni nostri. Diciamo che è una nonna felice, ma anche preoccupata per il futuro delle nuove generazioni, preoccupata anche per i suoi nipoti, no? Essendo nonna. Preoccupazioni che però lasciano in questo libro la speranza, perché è l'ultima parola che lascia in questo libro, perché Mina è una persona dal bicchiere mezzo pieno, come le hanno insegnato i suoi genitori, a vedere sempre, cercare di vedere nella vita il lato positivo delle cose, anche dalle esperienze magari poco piacevoli, ma trarne poi la forza per poter andare avanti e continuare la vita, perché la vita vale la pena viverla, perché è la cosa più bella che abbiamo. Da dove è venuta l'esigenza di scrivere questo libro? Ma è venuta per lasciare magari un ricordo ai miei nipoti. I nonni raccontano le loro storie, a me hanno raccontato la loro vita, e perché non metterle nero su bianco, quindi metterlo in questo piccolo libro. Nasce forse da un'esigenza di trarre in un momento della vita
non so, la conclusione di una vita vissuta e capire se quella vita che una persona ha fatto era il sogno della sua vita, no? Oppure è nata anche in un momento doloroso come può essere la mancanza di una madre, a qualsiasi età possa capitare, e quindi lascia un vuoto e scrivendo, descrivendo magari dei momenti significativi, no? Colmare quel vuoto che ha lasciato. Perché questo titolo? Allora, Petali di viole e profumo di mughetto non parla sicuramente di fiori, no? Uno speccato di vita bergamasca in questo racconto. È un omaggio ai genitori della protagonista, che sono poi i miei genitori. In pratica entrambi associano questa loro esperienza che poteva essere, che è stata impegnativa, perché l'allontanamento dal loro paese, dai loro cari, in un ricordo positivo. Quindi profumo di mughetto, mio padre associa questo ricordo in un profumo dolcissimo e mia madre la sua passione, perché poi è diventato un artista raccogliendo fiori e creando dei quadri. Quindi c'è l'emigrazione, la realtà dell'emigrazione anzitutto in questo Esatto, sì, in questo racconto. Tra l'altro un episodio molto particolare dove hanno vissuto entrambi i miei genitori. Questa è la storia che va comunque tramandata di nonno e in nipote, ai nipoti stessi. E adesso è il momento della nostra rubrica Biberon con i bimbi nati in questi giorni all'ospedale di Alzano. Thank you.
programma vi è stato offerto da Noi Due Bomboniere a Clusone Centro. Una breve pausa, torniamo tra poco con la parte finale. Di nuovo in onda con il nostro TG, ci avviciniamo alla conclusione con i programmi di Antenna 2. Iniziamo dal canale principale, questa sera alle 20 il programma di motori Paddock, alle 22.30 la seconda edizione del TG, alle 23.15 la rubrica di sport invernali Ski Magazine. Il canale News 218 propone alle 21.30 il telegiornale e alle 22.10 l'anteprima Target, questa sera un servizio dedicato al futuro per i giovani. All'interno del servizio anche un'intervista a Don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. Adesso il canale sportivo 628, alle 20 Antenna 2 Sport, alle 21 la partita di calcio Albino Gandino Mapello. E proseguiamo con l'almanacco, domani è venerdì 7 febbraio, il sole sorge alle 7.30 e tramonta alle 17.38, la luna è in fase crescente, sorge alle 15.18 e tramonta alle 7.14 di sabato. La chiesa ricorda San Teodoro. E infine le previsioni del tempo, domani su Alpi e Prealpi Lombarde, cielo sereno con temperature in aumento. E anche per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.